il libro Confesso che ho desiderato è nato in maniera diciamo diversa da come di solito nascono questi albi illustrati. E cioè non sono partita da un testo, in realtà il testo è arrivato successivamente. Io ho presentato il mio lavoro a questa casa editrice, alla Campas, e in un primo momento non c'è stato subito una proposta di lavoro, è arrivato in seguito poiché la scrittrice Giulia Belloni, un'amica dell'editrice, nonché editor anche dell'Alet Edizioni, aveva visionato il mio portfolio e fu colpita da un paio di tavole e mi ha chiesto appunto se poteva scrivere su questo una storia. Io naturalmente ho accettato perché ero molto curiosa e mi è arrivato questo testo. Ho sentito subito un fortissimo feeling con la scrittrice, con Giulia. Il testo mi si è presentato in maniera abbastanza violenta, in modo molto forte. Insomma, il tema era appunto quello di una donna in forte crisi depressiva, che non riusciva a capire questo malessere, da dove nascesse, da cosa derivasse, e diciamo si sente estraniata da tutto, quindi insomma tutto si risolverà o comunque insomma inizierà a vedere la luce e a ritrovarsi attraverso una maternità. E, diciamo, naturalmente qui la maternità può essere intesa in molteplici modi, quindi insomma come una lei che rinasce diversa, come qualcosa che arriva e finalmente riesce a farle aprire gli occhi di nuovo, a non fargli vedere più, a non fargli avere più quegli occhi vuoti che si sentiva addosso fino a quel momento. Naturalmente ho accettato subito, e era il mio primo lavoro come albo illustrato e diciamo che è stato un percorso molto lungo, per me molto faticoso, ma nella maniera più bella, nel senso è stato molto sofferto perché io mi sono allontanata molto dalle prime tavole da cui Giulia è partita, perché naturalmente insomma, il tempo è passato, io sono andata avanti a lavorare, quindi ricerchi altre cose, insomma vai avanti, hai nuovi stimoli, senti anche cose diverse, no? E quindi man mano che andavo avanti io in realtà mi allontanavo sempre di più dalla donna che avevo dipinto molto tempo prima. Ritornarci è stata una grossissima fatica e diciamo per questo devo ringraziare moltissimo Valentina Mai, che è stata la mia editrice, che lo è tuttora perché abbiamo un altro progetto insieme, e, perché appunto mi ha fatto vedere e sentire la disparità fortissima di peso che avevano le tavole dal prima al dopo. Per ritornare a quella sensazione lì ho avuto bisogno di un momento di assoluto vuoto totale, e, per cui ho diciamo, dovuto ritrovare tra virgolette quel malessere che mi aveva spinto a dipingere quella donna, e dall'altro però invece una me più serena, perché ho ritrovato sia lei che me in un certo senso e sono riuscita ad abbracciare quindi di conseguenza anche il testo di Giulia. E inizialmente il lavoro che avevo fatto, che avevo svolto, diciamo, era stato tutto in maniera molto surreale, e quasi immaginifico, mentre abbiamo poi rivoluzionato tutto perché diciamo, la forza era quella di mantenere questa donna in realtà molto ancorata alla realtà, quindi farle fare dei gesti quotidiani, insomma, quindi non
perdersi in spazi immaginari, perché appunto già il testo, diciamo, evocava tante formule, tante immagini, e volevamo soprattutto che diciamo, non solo un pubblico, tra virgolette, o un lettore, una lettrice femminile si potesse riconoscere in questa storia, ma anche diciamo, un pubblico molto più vasto. E quindi appunto quello di farle percorrere una strada o di farla stare a casa o di tenere una tazza la rendeva più umana e forse più vicina a quello che può capitare a tutti, no? Cioè quello, un momento di perdita dovuto a molteplici avvenimenti, molteplici cose. E allora, a un certo punto la protagonista, diciamo, non sa cosa fare, come risolvere questo dolore che ha, e allora decide di andare da un dottore. E questo è un dottore che guarda negli occhi per capire il paziente cos'ha. E quindi lei va, ma il dottore la guarda e le dice che in realtà lui non riesce a vedere niente, che ha gli occhi vuoti. Allora, questa presenza del dottore, io ho voluto risolverla lasciandola come un'ombra. In realtà il dottore per me rappresentava lei stessa, non era una figura esterna, era in qualche modo diciamo lei che cercava di chiedersi e di guardarsi dentro e di capire che cosa le stava succedendo. E quindi diciamo che nelle tavole non è rappresentato come una figura realistica, ma appunto diventa semplicemente un'ombra che le sta vicino che le fa capire quanto sta male e le vuole far rendere conto che appunto dentro di lei non c'è più niente, ma che sicuramente non è così. E infatti il consiglio che le dà è quello di accettare i propri desideri, è l'unica ricetta che le dà. E quindi lei ritorna a casa, però non sa, è diciamo un consiglio che la spiazza totalmente, perché lei non pensava che potesse meritarsi di desiderare qualcosa. E tornando verso casa, diciamo, sta lì un po' a pensare cosa potesse desiderare, ma in realtà non le veniva a mente assolutamente nulla. Invece, diciamo che la risposta, fra virgolette, quella che sarà la risposta la arriverà in sogno, e lei sogna una bambina molto piccola, e in questo sognare questo esserino che lei sente subito appartenere in maniera viscerale a lei, che lei inizia diciamo a dare un senso ai suoi giorni, alla sua vita, e la rassicurava talmente tanto il pensiero appunto di questa bambina che avrebbe voluto che rimanesse dentro di lei per sempre, quindi senza partorirla mai. E fortunatamente invece, naturalmente, poi il parto c'è, la bambina nasce e lei insieme alla bambina riesce a guardare oltre l'orizzonte e a sentire che è possibile questa visione in là, che quindi possano esserci degli occhi che possono vedere e vivere. Quando appunto lei desidera che la bambina rimanga dentro di lei per sempre, in questo caso ho pensato di vedere questa pancia come una terra da cui potessero nascere dei frutti, come qualcosa che rimane sempre, un seme che possa rigenerarsi di continuo. Quindi poi in realtà il paesaggio intorno a lei è deserto, perché è tutto invece molto concentrato dentro di lei.